Riattivare tutto il settore dei manutentori delle caldaie, anch'esso provato dalla crisi, vivere in sicurezza in casa, nelle attività commerciali e rispettare l'ambiente. Sono i motivi alla base delle partnership messe in campo dalla provincia dell'Aquila, che è organo di controllo e ispezione sugli impianti termici per molti comuni, fatta eccezione per l'Aquila e Avezzano nel circondario. In una conferenza stampa nella sede di via Montecagno, il presidente della provincia Angelo Caruso, il rappresentante della Confartigianato Angelo Taffo, il delegato all'edilizia pubblica Francesco De Santis e quella all'ambiente Berardino Morelli, hanno invitato i cittadini a mettersi in regola, ma non solo per non incappare in sanzione, anche per motivi di sicurezza e rispetto dell'ambiente. La Confartigianato ha ricordato che il tema è di vitale importanza per l'economia del territorio e per riattivare un comparto dopo terremoto e pandemia, un settore fatto di circa 300 aziende con relativi dipendenti, che una volta tornato a regime potrebbe incasellare anche nuovi posti di lavoro. Siamo oramai in pieno periodo di transizione ecologica, quindi questo è un avvio assolutamente importante. Ha a che fare senz'altro con l'ambiente, ha a che fare con la sicurezza, è un comparto che tra l'altro ha grandi attenzioni e sostegni anche fiscali e finanziari da parte dello Stato, quindi non si può più rinviare. È senz'altro anche un'azione sottoposta a sanzioni, quindi a quei controlli che determineranno l'adeguamento e senz'altro la verifica di quelle dei requisiti, perché insomma devono essere requisiti tecnologici, requisiti ambientali, tutti requisiti che fondamentalmente sono riconducibili alle norme vigenti. Il presidente della provincia Caruso ha ribadito più volte che vogliono far comprendere ai cittadini che il controllo caldaie non serve solo a evitare le sanzioni, appunto, ma è un obbligo morale per l'ambiente e per la collettività, oltre che di sicurezza in un periodo di transizione ecologica che impone a tutti un atteggiamento più responsabile. Le attività di controllo saranno a campione come l'anno scorso, si è già data comunicazione ai comuni interessati a questo adempimento, come provincia si avanti su questi temi, e Caruso ha ricordato che ha già definito con la regione l'accordo per la certificazione APE, che andrà collegata ai contratti di locazione, che ricomprende anche la verifica energetica.